La posizione dell'Unione Europea sembrerebbe essere abbastanza chiara e in netto contrasto con quella della maggioranza parlamentare italiana. Parliamo delle concessioni balneari che tornano al centro della discussione della politica. L'intento della maggioranza che regge l'attuale esecutivo nazionale sarebbe quello di prorogare ancora una volta le concessioni fino al 2024 e in casi eccezionali, per quei comuni che hanno carenza di organico, fino al 2025. Ma per l'UE potrebbero scattare delle sanzioni. Serve una soluzione che salvi le tante imprese italiane, ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè. Lì c'è il ministro Fitto che ci sta lavorando molto bene, dobbiamo trovare questa interlocuzione con l'Europa e fare capire le specificità che abbiamo noi in Italia, che non si può fare di tutto un erba in faccia, perché ogni Stato ha delle peculiarità e delle specificità. E adesso dobbiamo però trovare una soluzione che salvi le tante imprese, che sono tante, ricordo tantissime, a conduzione familiare.